Ragazzi, sono Mocio, sono a Los Angeles, oggi vi porto a fare un giro pizza veramente indimenticabile. Los Angeles è la città perfetta per chi come me ama la pizza a 360 gradi ed oggi vi porto in tre pizzerie che vi faranno ricredere sull'idea che gli americani non sanno fare la pizza. Andiamo a vederle. Ragazzi, siamo a Fairfax, quartiere centrale di Los Angeles, noto soprattutto per i negozi di streetwear. Qui di fronte abbiamo Diamond e Supreme, per citarne un paio. Semplicemente la miglior pizza New York style della città. I ragazzi hanno deciso di portare qui lo spirito di Brooklyn grazie alle loro slices super croccanti e mega farcite. Andiamo ad assaggiarle. Iniziamo dalla cheese, ragazzi, che è un po' la base di tutto. Mi raccomando, ragazzi, la New York style si mangia così, eh? Piegata in due, è wow, la base è croccantissima, la pizza è abbastanza sottile. La salsa pomodoro è abbastanza dolce, che è una cosa tipica della New York style, ed è completamente ricoperta di formaggio. I ragazzi di Palermo utilizzano solo ingredienti provenienti dagli Stati Uniti. Il formaggio infatti è un formaggio del Wisconsin, si chiama Grande Cheese. Il pomodoro, l'origano e il pepe sono della California. Quanto è croccante, ragazzi! Secondo assaggio, ragazzi, la pepperoni. Cosa è la pizza più famosa degli States? È una base cheese, quindi tipo una margherita. E in più viene aggiunto questo salame piccante, speziato particolarmente, che prende il nome di pepperoni, appunto, da pepper, ovvero i peperoni che si usavano da mettere nell'impasto di questo fantastico salone. Andiamo ad assaggiarla, sempre piegata e via. Sempre super croccante, ragazzi, il peperoni è tagliato finissimo e si scioglie quasi in bocca una volta. È buonissima, ragazzi, penso sia una delle migliori New York style che io abbia mai mangiato. Il peperoni messo in superficie poi si arriccia leggermente e il col bordo viene super croccante al morso da un'esplosione in bocca, veramente da paura. Terzo assaggio, ragazzi, non è più una slice, ma in questo caso quella che loro chiamano Sicilian, quindi una pizza al trancio fatta in teglia, qui con pesto e ricotta e pomodoro e formaggio sempre. Sembra fantastica. La particolarità la vedete qui: ricoprono totalmente la crosta con il formaggio in modo che cuocendo si forma questa super crosticina crispy che non vedo l'ora di addentare. Mamma, ragazzi, cos'è? Incredibile. L'impasto è sofficissimo, i denti affondano infatti facilmente, poi sotto la crosta è super croccante, quindi c'è il crunchy quando diamo il morso. Qui c'è molto più aglio, dovuto soprattutto penso al pesto. Il formaggio ricopre tutto e poi ci sono queste chiazze di ricotta che ti danno un po' di freschezza. Assolutamente magnifica questa Sicilia. Andiamo ad assaggiare la crosta crispy. Hands up. Guardate che bell'impasto, ragazzi. Wow. Sono senza parole. Ci
siamo spostati di qualche miglio, ragazzi, siamo a Midwich per quella che forse è la mia pizza preferita dalla città. I ragazzi di Hollywood Pies infatti servono l'esageratissima, mozzarellosissima e pomodorosissima Chicago style o deep dish. Piccola chicca, la storia della pizzeria parte da un ingegnere americano con mamma italiana che a un certo punto della sua vita abbandona il lavoro per amore della pizza. Non vedo l'ora di farvi vedere questa pizza fatta col cuore. Hollywood Pies, ragazzi, che spettacolo! Adesso mangiamola prima che si freddi. Figata, ragazzi, è che ti portano il pecorino e il peperoncino in questi due simpatici vasetti. Io penso che farò una bella aggiunta extra di pecorino. Ho preso la versione Hollywood, ragazzi, la mia preferita, con pomodori pelati lasciati un po' grossolani, mozzarella, ricotta e polpette. Ragazzi, dovete assolutamente assaggiare la pizza Chicago Style, perché più che una pizza è uno scrigno, è una torta, è un qualcosa di incredibile. La pasta è bella spessa e croccante, viene cotta, si forma una crosta che rinchiude tutta la mozzarella, il pomodoro, guarda qui, c'è la polpetta, guarda com'è dorata perfettamente la crosta. I pomodori sono conditi con dell'origano e dell'olio e le polpettine hanno il classico sapore italiano qui negli States, con quel retrogusto di finocchio, e soprattutto c'è una spolverata di pecorino romano veramente devastante, ragazzi, non so che dire. Adoro la crosta così croccante, spessa, un po' durina, tutta questa mozzarella all'interno, tutto questo pomodoro. È una pizza veramente ricca, assolutamente da assaggiare. In questo caso poi la ricotta aggiunge un sapore un po' più fresco e la rende veramente, veramente perfetta. Grandissima, ragazzi, di Hollywood Pies. Wow. Ho bisogno di restare solo, ragazzi, con la mia Chicago Style. Ragazzi, siamo da Polonia's Pizzeria, nel quartiere di Miracle Mile, qui a Los Angeles. La pizzeria è stata aperta nel 2012 da un ex fotografo professionista e serve una pizza alta, crunchy, super formaggiosa, che strizza un po' l'occhio ad una delle nuove tendenze della pizza qui negli Stati Uniti, la Detroit Style. Partiamo dalla cheese, ragazzi. Wow! Quindi una margherita a cui ho fatto aggiungere della ricotta e del miele piccante. È spettacolare. Cioè, guardate la crosta quanto è croccante. Questo appunto dato dal pecorino che viene messo cosparso su tutta la crosta, poi viene messo in forno e si forma questa super croccantezza. Andiamo ad assaggiare. L'impasto è molto soffice, con la croccantezza della base e la croccantezza della crosta, ma leggermente formaggiosa, si sente un po' elastica. Stupenda. Adesso vado ad assaggiare la ricotta e il miele piccante. La base, ragazzi, è pomodoro. C'è solo del pecorino romano, quindi non c'è mozzarella, e c'è questa ricotta freschissima e questo miele che dà una dolcezza diversa da quella del pomodoro, con una punta di piccante che arriva solo alla fine. È incredibile, una pizza straordinaria. Wow. Passiamo alla pepperoni, ragazzi. Sempre impasto assolutamente incredibile. Andiamo ad assaggiarla. La salsa è una marinara molto agliosa, veramente agliosa. Io l'adoro, perché l'aglio ha un sapore dolce, non è tanto pungente e fastidioso, è molto dolce. Il peperoni è tagliato non sottilissimo, è bello corposo al morso. Non è super crispy come quello di Prime,
ma è buonissimo veramente, bello pungente e con un retrogusto di finocchio non così forte, veramente buona. Che pizza ragazzi, non ho assaggiato niente di simile veramente. Wow, bello che c'è sempre la crosta super croccante e formaggiosa che è fantastica, mangerei solo quella. Assaggiare anche questa, che è una focaccia con ricotta, tartufo e rucola. Boom! Sempre con la nostra crosta cheesy crispy, assolutamente. Ci sono dei pezzettoni d'aglio magnifici. Assaggiamo. La ricotta, ragazzi, è freschissima, ha una cremosità incredibile. Il tartufo è grattugiato, non è olio al tartufo, è mischiato con l'aglio e la ricotta, che è veramente una sinfonia. Sono ammaliato da questa pizza, ragazzi. Poi becchi la crosta, croccante, formaggiosa. Da panico, ragazzi, da panico. Non potete capire. Ragazzi, spero col video di oggi di avervi convinto ad assaggiare la pizza made in USA. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram. Sono MochoHF. Nel caso non foste ancora convinti, ragazzi, niente paura, arriveranno altri video perché from the East Coast to the West Coast, Mocho Mocho gotta go!